Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 3 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Stanchezza retroattiva, che stress. Quanto vi siete impegnati, quanto avete corso per arrivare a questa mini vacanza con tutto a posto, da veri perfezionisti, esigenti anche nei dettagli, volete il meglio e non sopportate la mediocrità. Ma agendo così, esagerando per portarvi avanti, oggi, primo giorno di vacanza, avete l'amara sorpresa di sentirvi letteralmente spappolati. Voglia di far nulla, neppure di godere delle belle chicche d'arte che il bel paese offre, l'unica spiegazione oggi è restarvene a pancia all'aia guardando il cielo, ponendovi un'infinità di domande che vi si agitano nella mente e nel cuore. Insoddisfatti di tutto quello che oggi si va celebrando. Non che la cosa in sé non sia bella, anzi, è stupenda, è la cattiva gestione che lamentate, tutte le mani lunghe, gli artigli, che nei decenni hanno fatto man bassa della cosiddetta cosa pubblica, dunque anche vostra, facendone profitto personale. Intanto vi prendete questa giornata di riposo per fare luce dentro voi stessi, sarà la vacanza più proficua che vi siate mai goduti e anche la più interessante. Freddezza nei sentimenti. Un periodo in cui, a causa di basi povere di sentimento e amore, il vostro rapporto potrebbe risentirne. Aridità sentimentale e vuoti di affetto frequenti. Consigli sbagliati ricevuti o che si riceveranno. Qualcuno vorrà darvi dei consigli ad ogni costo, molti dei quali completamente sbagliati. Non abbiate timore di far capire alla persona che vi piace i vostri sentimenti e quello che provate, non temete di essere giudicati. Metteteci solo tanta riservatezza e delicatezza. Non ve ne pentirete. Come si dice, vi potreste ritrovare svegliati con il piede sbagliato, l'umore potrebbe non essere dei migliori e potreste avere qualche contrattempo che lo peggiorerà. Se amate i momenti in compagnia, prendete oggi in seria considerazione di appartarvi con voi stessi per riflettere sul senso della vostra vita. Non isolatevi, ma prendetevi il tempo necessario per riflettere. Potreste davvero desiderare di uscire da quella sorte di isolamento nel quale vi siete cacciati e quindi avere il desiderio di evadere dalla vostra routine quotidiana. Fate bene una ragione del fatto che buona colpa è proprio vostra. Ascoltate i consigli di una persona amica. Si riveleranno preziosi. Contate fino a 10 prima di lanciarvi in un progetto poco chiaro. Potreste rischiare molto più del dovuto. Oggi la fortuna potrebbe essere dalla vostra parte, piccoli colpi di fortuna già nella prima mattinata per i nati di domenica e venerdì. Possibile entrata di denaro per i nati di sabato. Non fare troppo affidamento sugli altri. Possibili inganni in amore. Periodo economicamente discerto, state attenti però alle spese eccessive. Risparmiare può farvi solo bene. Una persona particolarmente fastidiosa potrebbe oggi essere particolarmente insistente, la miglior cosa sarebbe mostrarsi indifferenti e pazienti. Ma non è detto che riuscirete a mantenere la calma necessaria. Tono dell'umore in recupero, c'è una sorta di rinnovamento all'interno del vostro essere che vi stimola e vi fa sentire molto meglio, dopo qualche ansia nei giorni scorsi. Vi sentite brillanti e preferite rinviare i compiti più noiosi per dedicarvi alle nuove idee con le persone che condividono i vostri interessi. In amore non avrete rivali. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Quadro dei transiti planetari che vi favorisce potentemente oggi grazie ai due pianeti del calibro di Giove e Marte, che sono in ottimo aspetto per il vostro segno. Entrambi i corpi celesti sono ospitati nel segno amico dell'Ariete, segno grintoso, vivace e brillante, collaborano a vivificare il tono vitale, l'umore, la volontà di innalzare gli entusiasmi. A contrastarvi restano solo due pianeti con cui dovrete fare i conti. Saturno in acquario e Urano dal segno del toro. Per il segno del leone ben vengano le giornate di sabato e domenica, bene organizzare qualcosa di bello e simpatico. È come se vi riappropriaste di alcuni spazi e ritrovaste una base solida dentro di voi. Giugno sarà un mese che metterà alla prova i rapporti che nel passato hanno avuto problemi,
grande cielo per coloro che lavorano il proprio e vogliono superare un esame. Non tutti sono contrari alle vostre idee, quindi sarà perfettamente inutile fare le vittime. Non vi stanno dicendo che non vogliono prendere parte a ciò che avete creato, o che vorreste creare. Evidentemente, non siete stati abbastanza chiari o convincenti. Non vi potete aspettare fiducia incondizionata, se siete i primi a non concederne. Avete sempre avuto questo problema, che dovreste risolvere al più presto. Stanchezza, anche in viaggio in vacanza con la luna in dodicesima casa vi sentite letteralmente spappolati, soverchiati da problemi troppo grossi per risultare risolvibili in tempi ragionevoli. In più Urano allo zenith in quadratura vi incombe sulla testa come una minaccia, o almeno così lo avvertite voi, già tesi e nervosi per le vicende che stanno travolgendo il mondo, ma nessuno in fondo alza un dito per fermarle. Amore ed Eros. Il nervosismo vi si legge in faccia, trapela da ogni vostro gesto e sguardo, soprattutto se qualcuno di famiglia tenta di farvi cambiare idea su un progetto o di pilotarvi su una scelta. Nostalgia per un passato che non c'è più, della casa, dei ricordi delle persone di famiglia che hanno già passato il ponte dell'arcobaleno, ecco perché il futuro vi appare ostile, con i colori freddi della tristezza e della solitudine. Cari Leone, in certe cose è necessario un chiarimento per evitare il peggio. Recupero in corso sul lavoro, le idee non sono ancora molto chiare. Date tempo al tempo. La mancanza della vostra carica vitale sarà compensata da una spiccata capacità di analisi che vi aiuterà a trovare il bandolo della matassa. Saprete motivare anche il partner, la coppia tornerà a occupare il primo posto. La comunicazione schietta, autentica, pacata con la persona che avete accanto si rivela essenziale per sgombrare il campo da alcune incertezze che avevano offuscano il recente orizzonte sentimentale. La luna nel buon amico, vicino Cancro, posizione benevola per il Leone, vi apre la strada di cambiamenti prodigiosi che migliorano decisamente il vostro menage di coppia. Più in evidenza se siete nati tra il 24 e il 28 luglio. Lavoro e denaro? Quanto vi siete impegnati, quanto avete corso per arrivare a questa mini vacanza con tutto a posto, da veri perfezionisti, esigenti anche nei dettagli, volete il meglio e non sopportate la mediocrità. Ma agendo così, esagerando per portarvi avanti, oggi, primo giorno di vacanza, avete l'amara sorpresa di sentirvi letteralmente spappolati. Siete in una fase che un sorriso o una pacca sulla spalla fanno la differenza. Nel lavoro non conta soltanto il mero profitto, ma anche la gratificazione emotiva che ricevete dagli altri per ciò che fate. Urano in aspetto dissonante dal segno corrispondente al denaro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 31 di luglio al 7 agosto, vi rende un po' imprudenti nelle spese. Mettete un freno mentale a una volontà di sperperare con allegria che vi prenderà in questa giornata di festa. Benessere. Informissima e lo sarete ancora di più continuando ad allenarvi come fate indossando i vostri colori portafortuna, giallo, arancio, albicocca. Se amate bijoux procurate che siano d'oro o ambra, la merce contraffatta a persone di classe come voi non interessa, piuttosto non indossate nulla. Se stai andando a casa a guardare un film, prova a fare piccole concessioni, gelato a base di soia, popcorn con aroma di lievito al posto del burro, limonata fresca invece di bibite frizzanti. Per lei, sonno agitato, popolato da sogni inquietanti. Si sa, i sogni sono i messaggi dell'inconscio, pronti a svelarvi verità che la coscienza non vuole ammettere perché fanno male. Per lui, tra 10 giorni il referendum sulla giustizia, argomento di punta per il vostro segno. Sì o no? Il voto è segreto, ma non lo è segreto e tanto meno proibito riflettere, fatelo con calma per non trovarvi impreparati davanti la scheda. Colore delle emozioni, grigio-azzurro. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.